Gestisce il 70% del traffico aereo italiano, vale a dire una porzione di spazio che va dalla Svizzera alla Tunisia. Circa 3.000 voli al giorno, con punte fino a 4.000 nel periodo estivo. Nella futuristica sala operativa del centro di controllo radar di Ciampino dell'ENAV lavorano 400 persone. Il centro di controllo prende in consegna l'aereo non appena inserito nell'aerovia. Al velivolo viene assegnato un livello di volo e indicata la traiettoria da seguire. Tecnicamente abbiamo delle presentazioni radar che sono qui esposte, che permettono al controllore che opera in questo centro di avere un'indicazione immediata del traffico che sta gestendo in maniera diretta attraverso un sistema di codici colore che è semplice e abbastanza intuitivo. Come possiamo vedere qui sullo schermo, il colore verde brillante rappresenta per questo settore di spazio aereo quello che attualmente il controllore sta gestendo. Il colore che vediamo leggermente un po' più acceso, rosa, che adesso è diventato verde, rappresenta il momento in cui l'aereo viene trasferito da un settore di controllo ad un altro. Gli altri traffici che vediamo identificati con un colore, questi target che vengono identificati con un colore bianco, rappresentano gli aerei che attualmente stanno sorvolando il nostro spazio italiano, ma non sono gestiti dal controllore che opera con il traffico in verde. Quante persone lavorano all'interno del centro? Noi gestiamo tra personale complessivo circa 400 persone, di cui 350 controllori del traffico aereo che hanno responsabilità operative. Loro lavorano in coppia, perché? Allora, è l'organizzazione del lavoro che permette di avere due operatori che lavorano contemporaneamente. Uno gestisce e parla direttamente con gli aerei che sono nello spazio di propria competenza. L'altro coordina tutte le attività per permettere l'uscita dallo spazio di competenza, il livello e la velocità del punto di uscita. I centri di controllo dell'ENAV lavorano con tecnologie all'avanguardia e programmi che rappresentano un punto di riferimento a livello europeo. Roma CC, ma ENAV in generale, con la sua struttura, è all'avanguardia per quanto riguarda le implementazioni tecnologiche che sono state sviluppate negli ultimi 10 anni. Quindi è un punto di avanguardia e sicuramente di riferimento per il mondo del traffico aereo europeo.